Bene, con qualche minuto di ritardo prendiamo il collegamento dal campo sportivo di Martignano in provincia di Lecce per dare l'avvio a quella che è la prima giornata del campionato della 11ª edizione del Carnevale di Gallipoli, trofeo della squadra del Prato che riesce a recuperare sempre con il numero 7, la conclusione, la parata sbagliata e c'è il gol da parte proprio di Alessandro Rozzi che riesce a recuperare questo pallone in fase difensiva sull'anticipo, in pressing dell'avversario, riesce a siglare il gol dell'1-0 del Prato. Matti prova a mettere fuori con il suo numero 4, Toktagaliev. Pallone rimesso in mezzo, attenzione, arriva il gol da parte del Prato che riesce ad andare a raddoppio e quindi arriva il gol del numero 11, riuscito a siglare Giacomo Passeri, il gol del 2-0, raddoppio meritato del Prato. Ancora Ercoli, mette il traversone col destro in area di rigore, attraversa tutta la metà campo, anzi tutta l'area di rigore, la conclusione poi... E arriva subito il gol del Prato che riesce a siglare il 3-0, molto bene per il Prato che non ne sta sbagliando una in fase offensiva, molto concreta questa squadra, è riuscita ad arrivare sull'area di rigore con un traversone da parte di Ercoli, messa giù la sfera e non vorrei sbagliare ma dovrebbe essere stato ancora Giacomo Passeri. Rilancio del Prato, cercare questa imbeccata quasi sulla zona sinistra dell'area di rigore, messo dentro il pallone quasi al bacio e riesce ad andare in gol ancora una volta il Prato, 4-0, stavolta l'azione orchestrata da Giacomo Passeri ha trovato liberissimo Alessandro Rozzi. Non hanno realmente mai toccato un pallone se non in fase di riscaldamento. Prato, conclusione, arriva ancora il gol della squadra del Prato in maglia celeste, ne approfitta su un errore chiaro da parte dell'Almaty. Da campo la sfera che arriva nella zona dell'Almaty, ma l'anticipo cercato ancora, arriva il gol del 6-0 ad opera di Giacomo Passeri, bravissimo a sfruttare questo errore ancora grossolano. Azione d'attacco per il Prato, Rozzi anticipa, mette il pallone in mezzo ed è facile il settimo gol da parte del numero 8 Matteo Ercoli, 7 gol, Prato scatenato, Almaty bloccato.